Buongiorno e buon inizio settimana, lunedì 10 febbraio. Sui quotidiani nazionali quest'oggi ancora alta l'allerta sul coronavirus, mentre per la politica ancora avanti il nodo prescrizione che sta causando molti malumori in seno alla maggioranza. In Abruzzo invece oggi arriverà il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Allora partiamo la nostra rassegna stampa proprio con l'Abruzzo, tassa sui rifiuti, uno su tre non paga. Questa è la prima pagina pescarese del centro. Ogni anno evasi 9,6 milioni a Pescara e il comune invia 15.000 avvisi. Nel taglio alto Mattarella a Teramo per l'inaugurazione dell'anno accademico. Epidemia, coronavirus, 800 decessi e sono tornati altri italiani. Mentre in Abruzzo, medici di guardia, il giudice no alle indennità. Ancora a Pescara, la crisi del commercio, affitti salati, in centro chiudono altri locali, mentre ieri sera in centro un ubriaco ha aggredito due agenti ed è stato arrestato. E bimbo muore a 4 anni, tragedia all'Aquila. Oggi, come ogni lunedì, tanto spazio dedicato allo sport, tutte le squadre abruzzesi sono scese in campo durante questo weekend e ci sarà occasione anche di parlare del Pescara, le Grottaglie al primo KO. Spento il Pescara, cade in Liguria contro la Virtus Entella per 2-0. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. Guardie mediche, indennità tagliate. Le ASL abruzzesi vincono in tribunale, possono richiedere anche i soldi indietro. La fotonotizia ha un'altra partita, la Vastese, altra rimonta, ha battuta anche la Jesina. Ma vediamo la politica. A Chieti la Lega una strada per Oriana Fallaci, Vasto la penna si dimette, il PD Vastese è senza segretario. La prima pagina di Teramo dedicata all'arrivo del Presidente della Repubblica oggi a Teramo, l'abbraccio di Teramo a Mattarella, la città riceve oggi la visita del Presidente 15 anni dopo quella di Ciampi. Villa Rosa, attentato incendiario contro una pizzeria. Il direttore della Caritas di Teramo, Don Igor, migliora e rilascia rianimazione. Andiamo sulla prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona. Nel taglio principale la cronaca, che avevamo già visto prima, bimbo di 4 anni muore per un malore. All'Aquila è inutile la corsa in ospedale per il piccolo Lucas, dolore a San Demetrio. E sempre all'Aquila, accordo all'AMA, autisti divisi su Italia, Vezzano, telecamere contro spacciatori e bulli. A Sulmona, lo stadio Pallozzi restituito alla città. Andiamo sulla prima pagina abruzzese del Messaggero. Morta di tumore, citati i medici. L'Aquila, la famiglia della ragazza di 14 anni, promuove una maxi causa di risarcimento contro ASL e Camici Bianchi. Inescusabile ritardo nella diagnosi del sarcoma di Ewing. A Montesilvano, giallo del cane ucciso e decapitato, caccia ai responsabili, sta indagando la municipale per un cane ritrovato appunto decapitato a Montesilvano. La fotonotizia antistorica, la secessione di Termoli, sognando Abruzzo per Costantino Felice, meglio la macroregione. Si continua a parlare appunto di quel che un tempo erano gli Abruzzi, ovvero la maxiregione di Abruzzo e Molise. La mala del sabato tra spaccate e razzia di cellulari, ladri scatenati a Pescara. Nel bilancio della volante un arresto e una denuncia. Emergenza virus, il paziente di Chieti verso la guarigione. E andiamo avanti con la nostra rassegna. Oggi Mattarella a Teramo, ce lo ricorda anche il Messaggero, ma ora usciamo dai confini regionali, andiamo a parlare della cronaca nazionale sul Corriere della Sera. Virus, più vittime della SARS. Atterrati gli 8 italiani di Wuhan, vertice di governo sui danni all'economia, partito il Falcon per riportare a casa anche il 17enne bloccato dalla febbre. Il ricercatore di Bologna, Zaki, torturato per 7 ore, l'accusa ai suoi post su Facebook contro Al-Sisi. È un ragazzo di 27 anni, egiziano, studente dell'Università di Bologna, che è tornato in Egitto appena sceso
Dall'aereo all'aeroporto è stato arrestato, a quanto pare, denunciano associazioni umanitarie, anche torturato per non essere perfettamente allineato al regime egiziano. È un caso che si spera non vada a essere simile a quello di Giulio Regeni. Andiamo sulla Repubblica. La Cina si arrabbia con noi. A proposito dell'emergenza virus, il blocco aereo voluto dal governo, unico in Europa, e le conseguenze economiche hanno irritato Pechino. Ora i rapporti sono ai minimi termini, il Quirinale scende in campo per ricucire le relazioni diplomatiche. Rientrati da Wuhan intanto 8 italiani, superata la SARS per numero di morti, sono 814. Con il sì dei sindacati togliamo quota 100, ha detto il viceministro Misiani. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Lega in Africa, soldi e misteri. La mega spedizione dell'ex tesoriere Belsito con l'aiuto di Renzo Bossi. Le strane casse dalla Cossa d'Avorio. Stasera sono le 20 sul 9. Vabbè, la trasmissione dove si approfondirà appunto del traffico di diamanti, lo scandalo che scuote la Lega ormai da qualche anno. Patrick bendato e menato per ore in carcere al Cairo, come Regeni, l'egiziano che studia a Bologna, il 27enne nelle mani del governo egiziano. Andiamo sul giornale. Resa ai manettari, Renzi prescritto dopo aver fatto la voce grossa, l'ex premier cede ai 5 Stelle, immigrati, Di Maio si consegna a buonisti e ONG. Benvenuti, foibe, ho vissuto l'orrore o gli incubi ancora oggi. Oggi infatti è la ricorrenza del massacro delle foibe a opera del maresciallo Tito, il dittatore comunista jugoslavo, ai danni degli italiani filofascisti. Coronavirus, psicosi, un tour al Senato, nel mirino Sileri, dei 5 Stelle, di ritorno da Wuhan, evitato dai colleghi. La droga degli sciamani ora invade la città e il pericolo ayahuasca, secondo il giornale, una sostanza stupefacente americana che causa allucinazioni. Andiamo sul Libero. Ogni scusa è buona per non fare nulla. Italia paralizzata da Sanremo. Ascolti record per il festival. Canzonette e comici sono il nostro Valium per anestetizzare il governo. La direttrice Rai, leghista, che ha il merito del successo, cacciata dalla sinistra che ora si vanta. Nella fotonotizia Salvini vola, la gente la pensa come lui, lo dice Alessandra Ghisleri, ma torna a parlare anche Clemente Mastella, io come Tortora, 10 anni per assolvermi. Andiamo sul Mattino di Napoli, virus, controlli su tutti i voli, oggi il vertice a Palazzo Chigi, verifiche della febbre con lo scanner anche ai passeggeri interni, il governo potrebbe decidere di riaprire i collegamenti con la Cina, in quarantena altri 8 italiani. E ancora si parla di Terra dei Fuochi, la visita del Papa, il flop dei piani dei roghi all'assistenza, un'emergenza nazionale che ancora deve essere affrontata. Mastella alla Lega, così alle regionali ho le mani libere, il Carroccio non sostiene la ricandidatura a Benevento e l'ex ministro minaccia l'appoggio del centrosinistra. Il Messaggero, virus, controlli su voli nazionali, oggi vertice a Palazzo Chigi, previsti termoscanner per tutti, aerei dalla Cina, ipotesi riapertura, Venezia, Toscana e Roma, le tappe dei 4 turisti contagiati, quarantena, il caso Università. E, prescrizione, c'è il no dei renziani all'emendamento milleproroghe, il PD resiste, ormai è fatta. Motovedette e radar, accordo con la Libia per fermare i migranti e riportarli nelle prigioni nordafricane. Il nuovo memorandum per la cooperazione dall'Italia a forniture anche di TAC e pulmine e pulmini. Andiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario. Reddito di cittadinanza e poco lavoro. I 5 punti critici, il primo piano, i beneficiari sono 2,5 milioni, di cui 79 mila occupabili, solo 28 mila hanno un impiego, lavori di pubblica utilità ancora senza una piattaforma. Stranieri, in gioco 1,2 miliardi di gettito. Sì,
se non viene a fuoco andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Bonus facciate senza istruzioni, cantieri e condomini bloccati. L'acquisto della casa condizionato e retroattivo per le parti e non per i terzi. Andiamo sulla stampa. Virus, il peggio non è passato. La Croce Rossa allerta l'OMS, più precauzioni. Il ministro Manfredi ha atenei controllati come le scuole. Positivi 4 taiwanesi transitati per l'Italia, rientrati 8 connazionali. Oggi il recupero del ragazzo di Grado. Capolavori col denaro sporco, il business che arricchisce i clan. Una delle opere d'arte sequestrate, la vedete in foto, a proposito di Malavita, che guadagna anche con l'arte. Ma leggiamo anche la colonna di destra, il Cairo: abbiamo arrestato un egiziano, l'Italia ne resti fuori. Appunto perché il governo rivendica che il cittadino non è italiano e quindi l'Italia non deve parlare. C'è l'estrema destra dietro la stella di David sulla porta di casa, la scritta nazifascista apparsa a Torino. Ma ora andiamo sul Tempo di Roma. Qualcuno piace Cialda, il gioco di parole. Palazzo Chigi fa il pieno di caffè, il capo dell'esecutivo ha ordinato 27.000 capsule di espresso, più del triplo rispetto a Gentiloni. Con questa maggioranza i vertici notturni per litigare fino all'alba sono la norma e lui si adegua, si spera che con tutto questo caffè il governo sia ben attivo, i politici ben attivi per lavorare. Segnali di pace, ma poi Renzi rilancia sulla prescrizione, il governo balla ancora. Tanto domani ricambia idea un'altra volta, che te credi, è l'ironia di Osho sul Tempo. Le imprese fanno causa all'AMA, intanto in quarantena al Celio gli 8 italiani rientrati. Andiamo sulla Verità, così le nostre case finiscono nelle mani di un clan egiziano. Intrighi affari a Roma dietro centri per l'emergenza abitativa, ecco la mappa completa dello scandalo. A Milano i faraoni occupano alloggi e li affittano e l'Italia scrive alla Libia più tutele per i migranti che sono ad oggi rinchiusi nei lager libici. Nella fotonotizia Achille Lauro nella finale di Sanremo, festival stile Gay Pride, se baci l'altro sesso a Sanremo sei rovinato, sembra dire la Verità, che punta il dito contro Achille Lauro per aver dato un bacio sul palco al suo produttore Boss Doms. Attenti, la Cina mente sul numero dei contagiati, Forchielli, sono più di 80.000, non bisogna fare i buonisti, giallo sul viaggio di 3 infettati di Taiwan tra Lazio e Toscana. Appello a Mattarella, ci vuole un senatore a vita per le vittime delle foibe. L'equiparazione ovviamente è con Liliana Segre, senatrice a vita e martire di Auschwitz, e appunto continua l'equiparazione tra le vittime delle foibe e le vittime del nazifascismo. Secolo di Francesco Storace, sangue italiano, oggi il giorno del ricordo, Lampi studi la storia e legga quei libri. Foibe, Mattarella è netto, fu una sciagura nazionale, coronavirus, caos bimbi, speranza non chiarisce, Sanremo vince Diodato e Salvini lo aveva previsto, commentatore opinionista discografico, oltre che ex ministro degli interni. Il secolo XIX, la Croce Rossa contro il virus, i paesi europei facciano di più, positivi 4 turisti di Taiwan, rimasti per giorni in Italia, il ministro dell'università controlli anche negli atenei. Multe meno pesanti, pronte le mini modifiche ai decreti sicurezza, le novità annunciate dal ministro Lamorgese, tornano i permessi umanitari, Mattarella e le foibe, l'indifferenza è il vero pericolo. Genova 23 multe al giorno per il telefonino alla guida, il primo mese di attività di vigili motociclisti in borghese. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, andiamo nei giornali locali. Torniamo sul Centro e siamo pronti a sfogliarlo pagina per pagina. Pensioni, ecco i requisiti per gli anni 2021-2022. Non si allungherà l'età anagrafica per l'incremento dell'aspettativa di vita. Resta confermata al momento la quota 100 per l'ascia
Per chi lascia il lavoro in anticipo e oggi intanto riprende il confronto governo-sindacati. Banche locali, occasione mancata, l'analisi dell'economista Giuseppe Mauro. Oggi molti depositi e pochi prestiti. I numeri sono impietosi. L'Abruzzo nel 2008 poteva contare su 14 banche e 704 sportelli. A fine 2018 le banche con sede locale erano solo 8, gli sportelli 549, il 22% in meno. Guardie mediche, via l'indennità di rischio. L'Aquila ha accolto in appello alcuni ricorsi delle ASL. I professionisti potrebbero dover restituire decine di migliaia di euro. Il clima, inverno sempre più caldo, agricoltura in tilt e uno dei quattro inverni più caldi in media dall'Ottocento. BIT allo stand Abruzzo, attesi 40.000 visitatori, la Borsa Internazionale del Turismo ha aperto i battenti, Febbo, l'assessore regionale al turismo, a Milano per fare sistema. La fabbrica dei selfie, 93 milioni al giorno, lo psichiatra dell'Università di Chieti, Stanghellini, indaga in un libro l'ossessione per gli autoscatti. Andiamo a Pescara. Tari, 15.000 avvisi di accertamento ai cittadini che non pagano la tassa. Un contribuente su tre non è in regola con i versamenti. L'assessore Seccia annuncia un giro di vite. L'obiettivo dell'amministrazione è recuperare 9,6 milioni che ogni anno sfuggono alle casse dell'ente. Controlli sui tributi. La squadra si rafforza. Ha firmato l'accordo per consentire il passaggio di alcuni dipendenti del comune ad Adriatica Risorse. Ferisce due poliziotti, arrestato, ladro acciuffato dopo il furto, gli agenti insultati e aggrediti dopo aver bloccato un 44enne ubriaco in centro a Pescara. Nasconde negli slip i soldi rubati in un locale di Piazza Duca degli Abruzzi. I diplomati del Michetti al lavoro in Olanda, un'opportunità professionale per la qualifica di OSS. Andiamo avanti, affitti fino a 17.000 euro al mese, così muore il commercio in centro, il grido d'allarme di Confesercenti e del sindacato CISL, troppi locali food e concorrenza agguerrita, anche il diner restaurant American Graffiti si è arreso alla crisi dopo 4 anni di attività, dipendenti a casa. E la questione foibe entrerà anche nelle scuole, incontro con gli studenti a Spoltore, ma la storia non è mai neutra. Montesilvano manca la luce per 8 ore, ecco le cautele da adottare, come quella di non usare l'ascensore oggi a Montesilvano dalle 9 alle 16:55 e l'Enel ha annunciato che ha dovuto levare la linea per dei lavori. Chieti, la Lega lancia la proposta, una via per Oriana Fallaci, il consigliere Di Paolo, un riconoscimento alla giornalista schierata contro l'Islam. Si vota il 14 febbraio, Fratelli d'Italia e Forza Italia pronti a dire sì, ma il via libera non è certo, anche perché Oriana Fallaci aveva poco a che fare con Chieti. La Penna cede l'incarico PD, mi dimetto, tocca ai giovani. Il segretario cittadino abbandona dopo 3 anni, sì al ricambio generazionale. Cordisco ha lavorato non con senso di responsabilità. Ora troviamo il successore. All'Aquila muore a 4 anni, vana la corsa in ospedale. Bimbo si sente male nella notte. I genitori allertano la guardia medica, il 118, ma la situazione precipita. Oggi l'autopsia. Il dirigente scolastico, ciao Lucas, ci ha lasciati tutti più poveri. Accordo all'AMA, gli autisti divisi sui tagli, l'Aquila, lavoratori assunti prima del 99, non approvano l'intesa sulle buste paga, lesi i nostri diritti. Rotonda per le vittime delle foibe, oggi all'Aquila ci sarà l'inaugurazione. Continua il caso Bella Ciao, consensi a scuola, rifondazione irricevibili, qualsiasi censura all'insegnamento.
A proposito della polemica, perché in una scuola elementare, in una classe aquilana, si è cantato Bella Ciao. Teramo pronta ad accogliere Mattarella, inaugurerà l'anno accademico dell'Ateneo e poi visiterà il Duomo. Da Alberto gli faremo vedere la ricostruzione ferma e ci saranno ovviamente anche le telecamere di TV6 a seguire la visita del Capo dello Stato. Nel 2005 la passeggiata di Carlo Azeglio Ciampi lungo il corso fu l'ultimo presidente della Repubblica a recarsi a Teramo. Incendiata con una tanica di benzina, l'entrata di Non Solo Pizza, ma le fiamme si sono spente da sole. Villa Rosa, un attentato di notte a una pizzeria, è successo a Martinsicuro dopo la bomba messa qualche giorno fa in una pizzeria di Roseto. Prima dello sport andiamo sul Messaggero. I ladri del sabato tra spaccate e furti nei locali, colto sul fatto durante il colpo in un bar di Piazza Duca, nel bottino fondo cassa, ricariche telefoniche, sigarette e dolci. Molesta clienti, aggredisce aziende, agenti, ubriaco in manette. Nella colonna di destra, lezioni mirate, contest, la CGIL, onora Federico Caffè, escursionisti di Spoltore tratti in salvo sulla Maiella. Anche perché questo caldo anomalo rende anche pericolose le condizioni del manto nevoso in montagna. La questione dell'animale a Montesilvano, cane decapitato, orrore. A Montesilvano la guardia zoofila non è riuscita a trovare la testa e indagano i vigili sulla vestina, una volpe avvelenata. All'Aquila, tumore non diagnosticato, chiesto un maxi risarcimento per la morte di una ragazza di 14 anni. La famiglia cita in sede civile medici ASL per 3 milioni. Secondo l'avvocato, il ritardo nella diagnosi è stato colpevole, negligente e forse decisivo. E intanto a San Demetrio dell'Aquila un bimbo è morto a 3 anni, aveva una grave malattia congenita. Con complicazioni a livello cardiaco e respiratorio, la comunità è sconvolta. La CISL, tre cordate per l'Immacolata, il sindacato conferma e rifà la storia della vendita e seppur con rammarico rassicura i lavoratori sulla tutela dei posti. Il summit dell'altro giorno a Celano, al quale hanno partecipato Marsilio e l'assessore Verì, dà alla vicenda l'importanza che merita. Intanto il Parco della Maiella torna a parlare della questione SNAM dopo che denuncia di non essere stato minimamente coinvolto nella valutazione di impatto e di incidenza ambientale. Dice il metanodotto è area con fauna protetta, tra cui l'orso, il tritone e il lupo. Ma il progetto per costruire a Sulmona la centrale a spinta e compressione di SNAM e relativo metanodotto vanno avanti senza resa. Lo stadio Pallozzi, a proposito di Sulmona, ha restituito alla città e ai tifosi. Andiamo a Chieti, una secessione antistorica. L'ideale è la macroregione. Lo storico dell'economia non incoraggia i comuni molisani che sognano l'Abruzzo. Ricomporre le due realtà e guardare anche alla Puglia avrebbe un grande valore. Intanto, a proposito di coronavirus, ritorno a casa il paziente di Chieti. Il quarantenne migliora in fretta dall'influenza stagionale e da parruti consigli anticontagio. Ora si teme la fuga della San Marco, faro dei sindacati sull'altra azienda del gruppo Faist, questore nel mirino per lo sgombero e Acerbo va rimosso. Continua la delocalizzazione, chiedo scusa, l'altro giorno c'era un picchetto degli operai davanti alla Faist, la polizia ha sgomberato gli operai per permettere nel cuore della notte all'azienda di spostare i macchinari in Umbria.
A Teramo, oggi il giorno di Mattarella, prima volta per l'università. Il rettore Mastrocola, chiedo venia al rettore. Siamo orgogliosi, picchetto d'onore formato da 50 studenti in toga, il Presidente della Repubblica in centro, incontrerà il Vescovo e poi visiterà il Duomo. A Giulianova fuggono dalla comunità due minori in coma etilico. Nuova lavanderia, i comitati del No oggi da Marsilio, ma adesso prima dello sport torniamo in studio perché adesso un break pubblicitario, le previsioni del tempo per questo inizio settimana e subito dopo la seconda parte della nostra rassegna stampa tutta dedicata allo sport abruzzese, a tra pochissimo. Seconda parte di Mattino 6, tutta dedicata allo sport, a partire dal calcio di Serie A. Ieri si è giocato il derby di Milano e ora finalmente una Serie A dove tutto è ancora in discussione e non c'è nessun distacco dalla prima al secondo. Allora andiamo subito sulla Gazzetta dello Sport, vediamo la prima pagina appunto dedicata al derby, Epici Inter, Conte da Oscar, il derby è un film, Juve agganciata, incredibile. A San Siro, il Milan va 2-0, ripresa e ribaltone, finisce 4-2 per l'Inter. La Lazio sogna, domenica aspetta i nerazzurri all'Olimpico, Calcedo gol, meno 1 dalla vetta, Furia Parma con l'arbitro e Sarri trema, il tecnico deve reagire dopo il KO con Verona, Bianconeri senza anima, task force dei veterani. E intanto Juve-Inter prima in classifica, pari merito 54 punti, la Lazio subito dopo a 53. Corriere dello Sport, Inter al bacio, si prende il derby ribaltando il Milan da 0-2 a 4-2, aggancia la Juve in vetta e domenica sera sfida la Lazio che sale a meno 1. Rebic e Ibrahimovic fanno sognare i rossoneri, poi dilagano i rivali, Brozovic, Vesino, De Vrij e Lukaku. Conte, è stata una notte speciale, Inzaghi vince a Parma con Caicedo. Il Napoli si perde, ma il lite sul VAR, passa il Lecce per 3-2, proteste per un rigore negato, giunto l'inaccettabile che l'arbitro non vada al video. E Goggia, che sfortuna, stagione già finita, braccio fratturato a Garmisch, operata e fuori per 6 settimane, stiamo parlando dello sci. Andiamo su tutto sport. Grande Inter, Juve presa che rimonta nel derby da 0-2 a 4-2. Primo tempo dominato dal Milan, a segno con Rebic e Ibra. Nella ripresa il ribaltone firmato da Brozovic, Vesino, De Vrij e Lukaku. Sarri sveglia, Juve scatta l'allarme dopo il KO di Verona. Il tecnico deve intervenire sulla mentalità della squadra e sulla forma di alcuni singoli come Pjanic, Dybala e Higuain. La Lazio è a meno 1, ma è furia a Parma, manca un rigore. E ancora il Toro comincia a correre, domani porte aperte al Fila. E Goggia KO, ma ritornerà già a Cortina, cade in Super G, braccio rotto. Adesso torniamo in Abruzzo, vediamo lo sport regionale a partire dalla Serie B perché ieri è sceso in campo anche il Pescara e lo vediamo qui sulle pagine del centro. Con questo taglio volevamo recuperare la foto nella sua interezza, ma le cose a volte vanno come non ce l'aspettiamo. Pescara sottotono, la sconfitta è di rigore. I biancazzurri non ripetono le ultime prove. Manovra senza qualità e partita decisa da due episodi: un'ingenuità e un penalty al limite. Fuori dalla zona playoff, Chiavari la prima sconfitta della gestione Le Grottaglie al termine di una gara giocata senza l'intensità delle ultime esibizioni.
Legrottaglia Amaro, squadra moscia, ma ripartiamo sempre con positività. Abbiamo giocato una partita in colore, scialba, con poca verve e attitudine nell'andare in avanti, nel cercare di proporre il gioco. Castanos KO, speriamo che l'infortunio non sia grave, ha detto Legrottaglia. Venerdì col Cittadella dobbiamo disputare un altro tipo di partita, fare meglio, correre e pressare di più. E intanto è ancora aperto il mercato, visto che non sono arrivati nuovi giocatori durante la pausa natalizia. Si punta agli svincolati, il Delfino aspetta Matri, oggi è attesa la risposta dell'attaccante che ha richieste anche dalla Serie A. Leggiamo le notizie di Serie B anche sul Messaggero. Pescara sconfitta di rigore, a Chiavari Lentella vince trovando poca resistenza, primo passo falso per il nuovo allenatore del Delfino di Memusciai, l'unico brivido con una traversa nei minuti finali, ma resta la prova non convincente. Bisogna ritrovare lo spirito messo in campo con Pordenone e Cosenza senza troppi drammi. Legrottaglie, gara sottotono, commessi troppi errori. E allora vediamoli questi errori nella partita che ha portato Lentella alla vittoria per 2-0 contro il Delfino. Tutto nel nostro servizio. Dopo due vittorie su due, il Pescara di Legrottaglie conosce a Chiavari la prima sconfitta con il tecnico pugliese in panchina, al termine di 90 minuti che hanno messo in vetrina un Delfino timido, ma soprattutto troppo evanescente in attacco. A condannare la formazione abruzzese due calci di rigore in un pomeriggio da dimenticare anche per l'infortunio di Castanos. Il tecnico pescarese non deroga dal 3-5-2, a centrocampo sorpresa con Bruno che gioca al posto di Palmiero squalificato, in mediana spazio anche a Crecco e Masciangelo. Boscaglia dall'altra parte risponde con il 4-3-1-2, in campo gli ultimi arrivati Dezzi e Rodriguez. A Chiavari si gioca in un pomeriggio mite di fronte a poco più di 2.500 spettatori con un centinaio di supporters abruzzesi. All'ottavo minuto Pescara insidioso con un tiro di Galano che in area allarga troppo il compasso mettendo la sfera a lato. Sul capovolgimento di fronte palla a Mazzitelli che ci prova dai 25 metri mandando il pallone sopra la traversa dopo una deviazione. Le due formazioni dimostrano di temersi affrontando soprattutto a centrocampo con poche emozioni e due portieri mai seriamente impegnati. Si arriva così senza grandi emozioni agli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco quando al 33esimo De Luca colpisce il palo due passi da Fiorillo prima del tap-in di Rodriguez che manda il pallone incredibilmente sopra la traversa. Ma il vantaggio ligure è solo rinviato e arriva al 35esimo quando Zappa scivola in area e poi prende palla e gamba di Mazzitelli per il signor Sozza e rigore con De Luca che non sbaglia dagli 11 metri, regalando il vantaggio alla sua squadra. Delfino così costretto a rincorrere dopo non aver rischiato nulla per la prima mezz'ora di partita. Al 41esimo ci prova Bettella che ha una ghiotta opportunità, ma sul suo tiro Contini è pronto andando a deviare il pallone in calcio d'angolo. Il primo tempo si chiude così sul vantaggio di misura dei locali che al quinto minuto della ripresa trovano il raddoppio, sempre su calcio di rigore, questa volta assegnato dal direttore di gara per un tocco con la mano di Crecco in area. Sul dischetto si porta Rodriguez che beffa con un tiro angolato Fiorillo per il raddoppio della squadra di Boscaglia che mette così la gara quasi al sicuro. Legrottaglie, allenatore del Pescara, non ci sta e manda in campo al nono minuto Castanos e Bocic per Bruno e Masciangelo. Il Delfino cambia modulo e passa al 3-4-2-1 cercando di reagire con al 17esimo un'opportunità per Scognamiglio che arriva ad un soffio dal 2-1, ma il suo colpo di testa fa finire il pallone di un soffio al lato. Fatica però in avanti la formazione abruzzese, soprattutto con i suoi attaccanti mai pericolosi dalle parti di Contini. Invece Fiorillo al 26esimo a salvare su De Luca che arriva ad un passo dalla rete del 3-0. Non basta una buona volontà al Pescara con Memusciai che al 29esimo su punizione colpisce la parte superiore della traversa. Troppo poco però per pensare di riaprire la gara con i liguri che invece in contropiede creano apprensione dalle parti di Fiorillo. Al 35esimo si infortuna anche Castanos che lascia il campo a Clemenza che fa così il suo esordio con la maglia del Pescara in questa stagione. In campo però ci sono davvero poche note liete, oltre l'esordio dell'ex Juventino, con la sconfitta che arriva dopo 5 minuti di recupero e con la testa per il Pescara alla gara di venerdì all'Adriatico con la Bestia Nera Cittadella.
E a proposito di Entella Pescara, vediamo anche qualche commento dei giocatori, a partire da Maniero deluso. I nostri avversari hanno vinto con merito, le Grottaglie ci aveva chiesto una prova coraggiosa, ma siamo stati molto mosci e drudi. Gara da cancellare, il lungo viaggio ha influito, il difensore non abbiamo avuto intensità e grinta delle due gare precedenti. Galano deludente, si salvano i difensori, centrocampisti e attaccanti al di sotto delle aspettative. Questa è l'analisi del centro. Voscaglia, vittoria meritata e potevamo anche dilagare, ha detto il tecnico della squadra ligure. Intanto l'Under 16 batte il Crotone e vola in classifica, ma le l'Under 15 che deve arrendersi 2-1. C'è spazio anche per la scherma. Fina e Capone si impongono all'Open regionale a proposito della specialità spada. Ma andiamo avanti col calcio. Serie C, Teramo punito dagli episodi a Viterbo. Tomei regala subito il vantaggio ai laziali che a metà ripresa trovano il 2-0 nel momento migliore dei biancorossi. La prestazione è stata mediocre nel primo tempo e buona nel secondo, con un palo e tante occasioni. Tedino ha rispolverato Ilari dal 46esimo e sullo 0-2 ha giocato con tre difensori e tre punte. Leggiamo la Serie C sul Messaggero. Teramo da trasferta delude ancora. La Viterbese impone per 2-0 con doppietta di Molinaro. Secondo rovescio consecutivo dopo quello con la Cavese. Solita grossa mancanza di personalità. Lontano dal Bonolis, il passivo poteva essere più pesante. Palo dei laziali nella ripresa. Qualche occasione ormai, quando ormai i buoi erano scappati, con Minelli, la cui conclusione colpisce il montante. Calabro battuta, squadra superiore. E allora vediamo il resoconto di questa partita nel nostro servizio. Non c'è niente da fare, il Teramo non digerisce giocare lontano dal Bonolis. Ennesima conferma il match contro la Viterbese, settima sconfitta esterna per i biancorossi, che non danno continuità al successo casalingo sul Rende, conseguenza della doppietta di Molinaro. Cembungo nell'11 titolare al posto di Ilari, ma non sarà una gara da ricordare per l'ex Cosenza. Non sarà da ricordare neanche per Tomei, che al nono valuta male un rimbalzo e spalanca di fatto le porte per il vantaggio della Viterbese. L'errore del portiere biancorosso lascia il Teramo tramortito per diversi minuti. Non che i padroni di casa facciano molto di più, preferendo spesso e volentieri lanci lunghi per la torre Tunkarà. Al 26esimo il Teramo e soprattutto Magnaghi si trovano la palla buona per il pareggio, ma l'attaccante non ha un impatto da ricordare con il pallone. Anche qualche istante dopo la difesa gialloblu non dà prova di ottima tenuta, con il Teramo però incapace di approfittarne. La formazione di Calabro però sfiora il raddoppio al 31esimo, quando Tunkarà serve Enrico, il cui cross attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca ad impattare. Un minuto più tardi è Tunkarà a provarci con un destro a giro, che si spegne di poco a lato. Ad inizio ripresa Tedino manda in campo Ilari al posto di Arrigoni. L'ex Samba va dietro le due punte, mentre Costa Ferreira fa il regista. Bombaggi ci prova da calcio di punizione, ma è ancora la Viterbese, con pochi passaggi, a pungere. Tunkarà riceve dal suo portiere, si gira e trova Molinaro, che incrocia col mancino per il 2-0 e la doppietta personale. Tedino si gioca anche la carta Minelli, ma la Viterbese va vicino al tris con Molinaro, che di prima intenzione gira un cross di De Giorgi verso la porta, trovando il palo a negargli la tripletta. Prima della fine il Teramo, quando non avrà ormai più nulla da perdere, riesce a portarsi con più insistenza dalle parti di Pini. È proprio Minelli che al 40esimo vede il palo negargli la rete. Nonostante gli sforzi nel finale, il Diavolo non evita una nuova sconfitta esterna. Sabato prossimo si torna al Bonolis per ospitare il Monopoli. E ora la Serie D, un derby abruzzese. Il Pineto batte il Notaresco. Lo leggiamo sul Messaggero. La capolista viene fermata nel derby in remontata, finisce 2-1, ma il suo vantaggio sulla seconda resta sempre di 5 punti. Pomante nel primo tempo ha illuso i suoi, poi nella ripresa arrivano le marcature in 8 minuti di Tomassini e Alessandro. Tanti applausi e nessun incidente, tributo speciale a Tomassini. Intanto Vagnoni: nella ripresa ci siamo squagliati, ha detto mister Amaolo, una grande prestazione, ci ha permesso di ribaltare la partita. Leggiamo anche il commento del centro sulla derby
abruzzese. Ecco qui Notaresco avanti, il Pineto ribalta tutto in 9 minuti. La capolista ora più 5 sul Madelica segna subito con l'ex Pomante, poi Scotti para un rigore ad a quadro. Nella ripresa dominio e due reti dei padroni di casa. Alessandro dedica al figlio neonato. E allora leggiamo anche il commento di Vagnoni: pensare al primo posto ci fa male, e a Mauro abbiamo avuto una grande reazione. E allora Pineto 2, Notaresco 1, vediamo il servizio. Sorride al Pineto il derby del Mariani Pavone che supera di misura 2-1 la capolista Notaresco. I padroni di casa costruiscono la vittoria nella ripresa con una grande reazione dopo essere passati in svantaggio nel corso di un primo tempo in cui il Notaresco si era fatto preferire e aver sbagliato un calcio di rigore. Diverse le defezioni in casa rossoblù, oltre allo squalificato Marcelli, Bagnoni deve rinunciare anche al febbricitante Salvatori, mentre un Sansovini non al top parte dalla panchina. Esordio dal primo minuto per Canalicchio in difesa e Raffaello a centrocampo, mentre Pomante torna per la prima volta d'avversario al Mariani Pavone. Nel Pineto out Simoncelli per un problema alla caviglia, Maolo ritrova in mediana Marianeschi che rientra dopo la squalifica. Si gioca di fronte al pubblico delle grandi occasioni con circa 600 spettatori, di cui 200 giunti dalla vicina Notaresco. Sono proprio gli ospiti ad approcciare meglio il match e dopo una prima fase di studio al quarto d'ora a sbloccare la partita. Un mobile Cancelli spina nel fianco della difesa biancazzurra, conquista un buon calcio di punizione sulla bordata di Frulla e Super riusciva a respingere, ma l'estremo biancazzurro nulla può sul tap vincente dell'ex capitano Marco Pomante, che porta in vantaggio gli ospiti. Il Notaresco potrebbe anche raddoppiare al minuto 18, azione al limite con il direttore di gara che da buona posizione opta per il calcio di punizione dal lato corto. Cancelli in diagonale a botta sicura impegna Sciba che si salva con i piedi. Al 23° il Pineto ha l'occasionissima per pareggiare. Lo stesso Pomante commette fallo in area su Tomassini e l'arbitro Grasso indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri però a quadro si fa bloccare la conclusione a terra da Scotti. Tutto da rifare dunque per il Pineto che rischia anche dopo la mezz'ora quando Liguori con una punizione deviata dalla barriera per poco non sorprende Sciba. Si va così al riposo con il Notaresco meritatamente in vantaggio. Tutt'altra musica però nella ripresa. La strigliata di Abaolo negli spogliatoi fa bene ai suoi che tornano in campo con un altro piglio e al quarto trovano il pari. Ciarcelluti se ne va sulla sinistra e serve Tomassini che in area anticipa la difesa e da due passi in la girata vincente sotto la traversa per l'1-1. Prime due sostituzioni da una parte e dall'altra. Vagnoni richiama Romano e getta nella mischia Gaetani. Amaulo inserisce Alessandro in luogo di acquadro e proprio l'argentino appena entrato si rivelerà decisivo. Al 13° contropiede fulmineo del Pineto con Tomassini che lancia Alessandro tagliando fuori la difesa del Notaresco che si fa sorprendere. Lo scambio con Ciarcelluti e il diagonale chirurgico a trafiggere Scotti che vale il sorpasso. Non c'è modo migliore di festeggiare per l'argentino appena diventato papà. Il Notaresco accusa il gol del sorpasso e non riesce ad imbastire una reazione efficace. Neppure l'ingresso di Sansovini al quarto d'ora riesce a scuotere i rossoblù, visibilmente calati nel corso della ripresa. Anzi, al 25° è ancora Alessandro ad impegnare su punizione Scotti e al 34° piove sul bagnato per la squadra di Vagnoni, che perde anche Pomante, il centrale, resta a terra ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco, accompagnato dal fisioterapista rossoblù, tra gli applausi di tutto lo stadio. Al suo posto entra Stivaletta, ma i cambi non portano gli effetti sperati per Vagnoni e nel finale è ancora il Pineto ad andarsene in contropiede, senza tuttavia riuscire poi a finalizzarlo. Al termine dei 95 minuti è festa biancazzurra con i locali che esultano sotto la tribuna per i 3 punti conquistati che consentono al Pineto di rimanere agganciato al treno playoff. Seconda sconfitta nelle ultime 6 partite invece per il Notaresco, che adesso inizia a sentire il fiato sul collo del Matelica, che accorcia ancora a meno 5.
Parliamo ora del Chieti che perde ancora, stavolta a Cattolica, lo leggiamo sul centro. Il Chieti dura un tempo, poi in 10 cede al Cattolica. Il rosso a Fantauzzi complica i piani dei neroverdi, puniti sul rigore da Merlonghi. E il sesto KO di fila. Leggiamo rapidamente la stessa notizia anche sul Messaggero. Chieti ormai profondo rosso, KO Cattolica ed è penultimo, bassa classifica, perdono tutte, scusate, i romagnoli con Merlonghi fanno il salto in avanti. Allora vediamo quest'altra sconfitta del Chieti nel servizio. Il Chieti esce sconfitto anche dal Giorgio Calbi di Cattolica, complicando e non poco il cammino verso la permanenza in Serie D. La squadra di Alessandro Grandoni, dopo un primo tempo coraggioso e propositivo, paga una ripresa in cui di fatto non è mai scesa in campo. Mister Emanuele Cascione nel 3-4-3 di inizio gara ripropone per intero lo stesso 11 di 7 giorni fa, che ha battuto il Monte Giorgio, schierando in difesa Bali, Ferraro e Guarino. A centrocampo posto per Gaiole e Cannoni, in avanti Gasperoni, Merlonghi e Battistini. Panchina per il nuovo arrivo Francesco Morga in Abruzzo con le casacche di Giulianova e Casoli. Due invece le novità in casa Chieti rispetto alla sconfitta contro il Matelica. In porta c'è il debutto per il classe 95 ex Regina Li Castro. In difesa dopo la squalifica c'è il rientrante Ricci al posto di Chiocchia. In avanti spazio ancora alla coppia Franchi e Sivilla. In panchina il reintegrato Sarrizzu. I delicati punti in palio vedono l'avvio di gara molto contratto con le due squadre attente a non sbilanciarsi e il Chieti la prima a provarci al decimo minuto con il tiro dal limite dell'area di Energe che non impensierisce il portiere di casa. Per la risposta locale bisogna aspettare il 17esimo quando Cannoni è il più lesto ad avventarsi sulla sfera d'azione d'angolo, ma il suo destro si perde alto sulla trasversale della porta difesa da Li Castro. Al 21esimo si rivede in avanti il Cattolica, difesa neroverde impreparata su un cambio di gioco con Merlonghi che aggancia la sfera all'interno dell'area di rigore, ma da posizione favorevole spara sulla difesa in ripiegamento. L'occasione più pericolosa del primo tempo vede protagonista il Chieti ed il suo centrocampista Favo, che dal vertice basso dell'area di rigore prova direttamente in porta sorprendendo tutti, ma tra lui il gol c'è l'incrocio dei pali. Ma non è finita perché la sfera arriva sui piedi di Sivilla, che calcia a botta sicura ma trova il miracolo di Guido Piai. I neroverdi ospiti continuano a premere, protestano al 43esimo per un presunto fallo di mano in area romagnola, ma per il direttore di gara Sicurello di Seregno si può proseguire. Ad inizio ripresa a farsi vedere subito il Cattolica con il centrocampista Cannoni che prova la conclusione sulla quale si immola Meola con la sfera che finisce in fallo laterale. Continua a premere la squadra romagnola e va vicino alla rete al 13esimo con Ferraro, ma il suo colpo di testa d'azione d'angolo finisce alto. Il Chieti non riesce ad uscire dalla propria metà campo, anzi a rendersi pericolosa è ancora la squadra di casa al 15esimo con Gasperoni che trova sulla sua conclusione a botta sicura il piede di Ricci. Dall'angolo che ne viene fuori Battistini mette alto. Al 25esimo il Chieti resta in 10, Fantauzzi ammonito nella prima frazione di gioco ingenuamente va a commettere fallo a centrocampo, si becca il secondo giallo, così la sua partita finisce anzitempo. Passano solo 4 minuti e il Chieti va anche sotto nel punteggio, contatto all'interno dell'area di rigore per il direttore di gara non ci sono dubbi, indica il dischetto. La trasformazione è affidata a Merlonghi che incrocia il tiro e porta in vantaggio i suoi. Di Castro intuisce ma non può nulla. Meola e compagni accusano il colpo con il Cattolica che adesso gioca in maniera spensierata e va vicino a chiuderla al 30esimo con Gaiola che prova dal limite e bravo Li Castro a chiudere lo specchio della porta. L'unica occasione per il Chieti arriva al 42esimo con il neoentrato Traini che solo in area di rigore di testa non inquadra lo specchio della porta. Troppo poco per una squadra che deve salvarsi. Cambio di fronte ed Eocoli ad avere la palla del match point. Ma il tiro del classe 2000 romagnolo incredibilmente non inquadra lo specchio. Al triplice fischio finale si materializza in casa Chieti la sesta sconfitta consecutiva di questo inizio girone di ritorno, con i tifosi chiatini a rifiutare il saluto finale dei giocatori. La classifica ora si fa pesante, con l'unico obiettivo, quello di cercare un piazzamento nei play-out. Prossima gara, la sfida casalinga con il Monte Giorgio. Per il Chieti, ora è vietato sbagliare. Leggiamo rapidamente anche gli altri risultati di Serie D degli abruzzesi sul centro. Vastese in rimonta, sul Messaggero, perdonatemi, Vastese in rimonta, battuta la Jesina. Finisce 2-1 con il gol di Bardini d'Esposito. Gli arangonesi si rilanciano verso la corsa playoff, seconda vittoria consecutiva per allenatore Silva. Leggiamo anche il Giulianova, Giulianova beffa Recanati, squadra contestata, finisce 3-2, ma il Real era in vantaggio a 10 minuti dalla fine e si è fatto poi rimontare.
Prima di cambiare categoria, leggiamo anche sul centro Vastese, Formato, rimonta anche la Jesina, si inchina, i biancorossi soffrono nei primi 45 minuti con l'ultima in classifica e vanno sotto nella ripresa due prodezze di Bardini e Vittorio Esposito, ribaltano i marchigiani. Giulianova sconfitto. Al rientro in città esplode l'ira dei tifosi, bus circondato, Alfadini, devono intervenire carabinieri, squadra bella ma sprecona, Recanati e Giampaolo ringrazia. E un altro ribaltone, quello dell'Avezzano che affonda e per Meco Monaco scatta l'esonero bis. Il tecnico paga le divergenze con il presidente biancoverde, Siracusa commette un fallo da rigore e poi si fa espellere. Andiamo avanti, Castelnuovo, secondo pari di fila, l'Acque Sapone ferma la capolista e la squadra di Fabio fa la gara ma non sfonda il muro verde oro. Nella ripresa gli ospiti protestano per la rete annullata De Gidio, ma mercoledì finale di Coppa Italia per i neroverdi. E Micichè fa felice il Lanciano. Vetta più vicina e Alba a meno 10. Paterno combattivo piegato dal guizzo decisivo dell'ex, il distacco dei frentani dalla terza vale i playoff nazionali. E il Penne spreca tanto ma piega lo spoltore, la gara è stata decisa da un autogol. Andiamo avanti, Mutignano cinico, vince a lunga al secondo posto, New Club si arrende nonostante la buona gara allo scadere palo di taco al portiere battuto. Ovidiana sfugge il successo casalbordino, prova di forza, finisce 2-2 tra capolista e vice, un pareggio che sa di eccellenza, ma i giallorossi di eccellenza per i giallorossi, la squadra di Borrelli rimonta due volte i Pelini e acciuffa il pari nel finale. Ancora il Miglianico ha pareggiato col Val di Sangro, San Giovanni Tetino si è imposto sul Passo Cordone, il Salvezza a 5 punti, Fossa Cesia ha scatenato, ha piegato il Silvi e il Bucchianico ha perso contro l'Ortona. Andiamo avanti con gli altri risultati. Fusarelli trascina il Deportivo Luco, pari Barrea, Cera para un rigore, lo Scoppito batte la Marsicana nello scontro per i playoff, il Pacentro espugna il difficile campo dell'Aielli. Elvianova e Lettese vincono a suon di gol, il Rosciano supera il San Marco e resta primo. Andiamo avanti con gli altri sport, ecco il basket, il Roseto riparte dopo 7 sconfitte, al Palamaggetti gli Sharks reagiscono contro il Piacenza, coach D'Arcangeli si sente male e non va in sala stampa, Rodriguez esulta, non fermiamoci. E ancora Atletica Indoor, doppio trionfo per Sabatini, la Teramana campionessa italiana negli 800 e nei 1500, sul podio i Teatini Di Primio e Montanaro. Ancora il Chieti va, il Teramo esonera coach Cilio, l'ESA torna al successo esterno a Senigallia, Biancorossi a caccia del nuovo tecnico, il Giulianova cede alla capolista. Il rugby, il Senazione Italia ha ancora un KO con la Francia, ma vediamo quello di Serie B e C, Abruzzese, Paganica, Avezzano, la sfida riparte, l'Italdonne dell'Aquilano di Gian Domenico si arrende a Limoges. Il ciclismo WISP a San Salvo, Fedele vince il trofeo Carnevale davanti a Carassai e Crisante. E ancora Samia trascina la Magic, vasto KO nel derby di Chieti e l'Unibasket anche fallisce la rimonta. Ma leggiamo anche gli altri sport anche sul Messaggero. Gli Sharks di slancio, battuta Piacenza, Roseto trascinata da Nikolic e Baie. Torna al successo dopo 7 KO consecutivi, è stata la partita perfetta contro
l'ottava in classifica. Per quanto riguarda invece il basket di B, Teramo flop, Chieti Corsaro, Giulianova KO. Il volley, la peggior sieco della stagione, salvare i playoff nel girone di ritorno, il rendimento di Ortona è calato. Ancora la pallamano, i Lions tornano super battuto l'Alcamo per 23-20. Il rugby in Serie C, ecco i calendari di promozione e salvezza, dove sono impegnate anche molte squadre abruzzesi. E allora con rugby concludiamo la rassegna stampa di questo lunedì 10 febbraio. Vi ringrazio per aver deciso di iniziare la giornata e la settimana insieme a noi. L'informazione torna alle 14 come ogni giorno col TG6. Grazie e buona giornata.